Ciao ragazzi, oggi location insolita per girare i nostri video perché volevo con voi dimostrarvi che i capelli trapiantati non sono capelli fragili, deboli o che devono essere trattati, tra virgolette, con i guanti. Molti di voi spesso mi scrivono: ma dopo il trapianto, quante volte posso lavarmi i capelli per non stressarli? Cosa devo utilizzare per far sì che rimangano attaccati alla testa e non cadano di nuovo? Nulla, ragazzi, i capelli trapiantati sono capelli che, come vi ho già detto tante altre volte, attecchiscono nel vostro cuoio capelluto e li rimangono, ok? Io ormai sono 2 anni, come sapete, che mi sono operato, i capelli sono ancora tutti lì, nonostante io 2-3 volte a settimana utilizzi questa, la piastra. Ora, io non sono solito tingermi i capelli, però conosco anche persone che dopo il trapianto si sono decolorate o hanno fatto tinte particolari e vi posso assicurare che non è mai successo nulla. Io l'unica cosa che faccio effettivamente è acconciarli un po' con la piastra. Una piastraccia, tra l'altro, come dire, di primo prezzo, non è che utilizzi una piastra particolarmente delicata, è una piastra come tutte le altre, tra l'altro mezza usurata, che probabilmente dovrei anche cambiare, perché ho i capelli molto dritti, come sapete, come vedete, i capelli proprio dritti, 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 quindi quando io li asciugo vengono fuori così. E visto che mi piacciono, per carità, perché magari ci metto su un po' di cera e me li acconcio lo stesso, però in serate particolari li faccio diventare mossi. Adesso vediamo insieme come. E qui appunto per dimostrarvi che non mi sono caduti, non è successo niente, nonostante io li maltratti, non dico quotidianamente, ma regolarmente. Allora, adesso magari velocizzerò un po' il video perché altrimenti rimaniamo qui a guardare io che mi passo la piastra a due palle. Però cosa faccio? Prendo la parte centrale, questo potrebbe essere anche utile come tip per chi di voi ha i capelli come i miei e ogni tanto vuole cambiare un pochettino look. Prendo i capelli centrali e li vado con questo movimento a ruotare verso il dietro. Adesso ne uscirà una sorta di bigodino alla Maionchi orribile, quindi non vi spaventate. Dobbiamo aspettare la fine per capire, vedete? Questo è orribile, però dobbiamo aspettare la fine per capire il risultato quale sarà. Quindi velocizziamo il video, io vado avanti e ci vediamo alla fine. Ok, allora, come avete potuto vedere, io sono intervenuto solo sulla parte davanti, quindi solo dove ho subito il trapianto, quindi sto stressando solo i capelli trapiantati, ma nonostante questo, ripeto, non succede nulla. Chiaramente qualche capello cade, ragazzi, ma cade in maniera regolare quotidianamente a tutti, cioè se voi ci fate caso anche solo pettinandovi tutte le mattine o comunque lavandovi i capelli vi cadono e non solo nelle zone in cui magari soffrite di alopecia, ma in tutta la testa. È un sistema di rigenerazione naturale che il nostro cuoio capelluto ha da sempre e per sempre, quindi non vi spaventate. Ora io faccio raffreddare un attimo questi ricci alla Mara Maionchi, poi li apro. Ci metto un pochettino di cera e vi faccio vedere il risultato finale quale sarà. Ok, quindi il risultato finale è questo, è un po' la moda del momento, no? Quindi avere i capelli un pochettino mossi sul davanti, un po' più dritti dietro. Adesso ho utilizzato per metterli in piega una cera spray, una cera in polvere, ok? Mi vengono meglio quando utilizzo proprio la cera quella in pasta perché rimangono più belli, però vabbè, adesso ho voglia di mettere questa e non ungere troppo i capelli, quindi va bene così. Però questo video per fare una cosa, diciamo, anche diversa dal solito e darvi prova che i capelli, nonostante siano trapiantati, quindi diciamo non siano quelli originali del nostro cranio, ma comunque sempre nostri, ripeto, presi dalla zona donatrice, possono essere tinti, acconciati, lavati tutti i giorni come faccio io, cioè non c'è nessun tipo di problema. L'importante è andare ovviamente in un posto che sia valido
e che vi dia fiducia. Quindi, per questo, se avete bisogno di informazioni, volete sapere dove mi sono operato io e le persone che hanno riportato le testimonianze sul mio canale, scrivetemi alla mail che vi indico qui sotto, donatelloairexperience@gmail.com, e sarò come sempre felice di rispondere a tutti quelli che mi scriveranno e a tutte le vostre domande. Per ora vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Buona giornata se mi state vedendo al mattino, buona serata se mi state vedendo di sera. Ciao!